Viaggi Molise, un'altra puntata da Pescolanciano, la seconda parte della trasmissione dedicata alla sfilata dei covoni. Ci ritroviamo in località Aia, dove passa il tratturo Lucera-Casteldisangro. Qui fervono gli ultimi preparativi prima della partenza della sfilata dei covoni. Come vedete alle mie spalle è praticamente tutto pronto, a parte le signore che portano i covoni, ci sono anche dei carri addobbati per questa occasione. Sabina Del Matto, componente del Comitato Feste, un abbigliamento particolare, cosa rappresenta? Ma diciamo che ci siamo un po' ispirate, visto che è la festa di Sant'Anna, ai tempi in cui viveva Sant'Anna, e abbiamo riproposto questi vestiti molto semplici. Quindi molto antichi, più del 1000, che vanno dietro rispetto al 1800. Sì, sicuramente. Sei giovanissima, ci hanno detto che i giovani sono un po' resti a portare avanti le tradizioni, invece non è così, voi state collaborando. Cosa vi spinge a dare questo impegno per il paese? Ma sicuramente da parte mia una forte devozione per Sant'Anna, ma penso che un po' in tutti i giovani di Pescolanciano ci sia, ci teniamo molto, un po' tutti quanti. Giovanni Luongo non è di Pescolanciano, è un pescolancianese d'adozione. Lei da dove viene? Dagnano, provincia di Napoli. Ha deciso di comprare casa qui, ci hanno detto. Sì. Perché? Perché qui si vive tranquillo, è praticamente per un pensionato, è il posto adatto per poter passare, finché il Signore ce lo consente, un po' di vita più tranquilla. Poi chiaramente questi sono giorni belli, giorni di festa. Cosa la colpisce di più di questa festa dedicata a Sant'Anna? Io sono rimasto proprio esterrefatto dal fatto che quando l'ho vista 5 anni fa per la prima volta, e mi sono praticato anche con i giovani di invogliarli a conservare questa tradizione, perché sono cose belle di nonne, e quindi è giusto che queste cose vengano coltivate e non trascurate. Quindi le cose fino adesso vanno bene, non c'è problema, si fa la raccolta del grano, la funzione religiosa che per quanto mi riguarda è quella più importante, che poi dopo si canta, si balla pure, si mangia, vabbè, questo fa parte del discorso, però la cosa più bella da conservare è la funzione religiosa con il grano e tutto, fino a che non lo macinano e poi lo distribuiscono, precisamente, visto che sono da pochi anni qua non so nemmeno precisamente come si fa, come fanno, però questa è la prassi, diciamo. Sì, no, infatti ha dimostrato di essere preparatissimo, insomma, conoscere le tradizioni locali meglio degli altri. Come che di origine sono un contadino, io al primo anno ho comprato pure la falcetta. Ecco, tutti che te li aveva lasciati, che ci sono andato lo stesso quest'anno ad aiutare tutta la truppa a fare questo lavoro, insomma, perché è bello, una bella cosa. Tu come ti chiami? Sara. Quanti anni hai? 12. E perché stai partecipando a questa festa con questo costume? Perché è una festa a cui tengo molto. Ti piace? Ti piace per tenere le tradizioni del paese? Sì. E tu come ti chiami? Giada. Anche tu sei vestita con un costume particolare, perché? Perché mi piace tanto questa festa, è una festa che in campagna, ma dove vivo io, non si fa. Ho capito, invece qui torni a Pescolanciano perché si fa. Sì. Ti piace? Sì, tanto. Ma vai anche nei campi a raccogliere il grano? No. Solo la sfilata? Sì. Antonietta, sì. Di Blasi, originaria di Sessano del Molise, sì. Per tanti anni in Svizzera, ora perché si trova a Pescolanciano? Mi trovo qui proprio per ringraziare Sant'Anna, tutta la comunità, e voglio ringraziare anche voi Telemolise, perché sono fiera di dire che svolgo questa attività con grande entusiasmo, e mi ha colpito proprio il giorno 24 che mi sono innamorata di mio marito. L'ho sposato il 24 luglio. Poi sono emigrata e ho
questa tradizione a Sant'Anna di ringraziamento, ho avuto i figli, ho vissuto all'estero e ho fatto un fioretto di collaborare col parroco Don Pietro, prima era Don Mimì, l'ex parroco, e gestisco la chiesa con tutto, malgrado ho avuto delle sofferenze della mia vita, e mi è rafforzata proprio la fede, mi ha trasmesso tanto la parola di Dio. In particolare in questi giorni di luglio, i giorni di Sant'Anna, per insomma la festa è doppia, ha un significato personale, ma poi c'è anche il significato spirituale. Sì, spirituale sì, esattamente, proprio così. Io spero che ognuno di noi sente qualcosa dentro. Non è che solo andare lontano a servire le persone, si può servire anche dove si trova, nella comunità. Questo è un servizio che io svolgo per la comunità e ne sono fiera e orgogliosa. Chiaramente ricordiamo come si chiama questa chiesa, che poi è qui San Salvatore. Ecco, che poi dove finisce la processione, così. Dopo finisce la processione, diciamo, si parte dalla chiesa, si fa via Marcone, la sfilata da Covoni viene sopra all'Aia, si fa tutto lungo il corso, poi si ferma sotto alla villa che si recita l'Ave Maria in onore a Sant'Anna e poi suonano le campane e si rientra in chiesa celebrando la messa col nostro vescovo Domenico. Si trova oggi che Don Pietro è a Rio di Janeiro con gli altri sacerdoti Don Paolo e Don Leonardo. E con questo è tutto, vi salutiamo da Pescolanciano, non prima però di ricordarvi che questa puntata potete vederla oltre che sul canale 11 oppure sul canale 12, sul nostro canale monotematico il 212, ossia Molise Mio, ancora potete seguirci dall'Abruzzo, canale 96 e infine su internet www.telemolise.com.